Watch this. Look at it. Oh, no! Serious. It's Aaron and she talks.
Napoli Trip per dare via a questa puntata di martedì 9 maggio di Out of Nowhere. Siamo in diretta qui su RKO per questa puntata che si apre con questo clima ovviamente partenopeo, perché nei giorni scorsi abbiamo parlato molto tutti di Napoli e dintorni, perché come sappiamo da qualche giorno la squadra di calcio di Napoli, che però rappresenta ben più che una semplice squadra di calcio da quelle parti, è campione d'Italia finalmente dopo un campionato dominato, ma si aspettava ancora la matematica per la certezza. Finalmente si è festeggiato in lungo e largo, si è festeggiato ovviamente con molti suoni provenienti da Napoli, e quindi ho pensato di ripescare questa versione molto particolare di Karma Coma, grande successo dei Massive Attack del 94, in questa versione collaborativa appunto con Liana Maghetta, con la riconoscibilissima voce di Reis. Benvenuti e benvenuti, questa è una nuova puntata appunto di Out of Nowhere. Saremo insieme per un'oretta circa, oggi puntata leggermente più corta del solito, ma tanta musica da ascoltare insieme. Naturalmente faccio i miei auguri, diciamo, a chi ha l'ascolto, ha tifato Napoli in queste settimane, finalmente ha voluto festeggiare, e anche a Robert Del Naya, appunto del Massive Attack, che ha ben documentato appunto i festeggiamenti in lungo e largo della città. Era ovviamente da buon tifoso del Napoli Calcio, ebbene sì, presente, le sue foto sono state un bel documento di quello che è successo, ovviamente fra lecito e meno lecito, fra follia e semplice entusiasmo. Occupiamoci della parte più colorata, più bella magari, di quello che è poi il tifo intorno al calcio in una città che però col calcio ha un rapporto assolutamente unico. Oggi tra l'altro è anche 9 maggio, naturalmente non possiamo non citare, non ascolteremo la sua canzone famosissima ormai, il progetto di Liberato, che ha accompagnato tra l'altro live i festeggiamenti allo stadio Maradona qualche giorno fa con una sua esibizione al pianoforte. Pochi minuti fa tra l'altro ha anche pubblicato poi la versione studio con un videoclip girato nei quartieri della città, proprio dell'inno dei tifosi del Napoli, Occorre non tenere padrona, nella sua versione piano e voce e poco più, che ha già appunto portato live allo stadio qualche giorno fa. Oggi è uscito il videoclip ufficiale. Il 9 maggio, si sa, ogni anno ci aspettiamo qualcosa da Liberato, quest'anno non un nuovo pezzo inedito ma una versione studio però appunto di un pezzo che è stato riproposto qualche giorno fa insieme poi ad altri momenti musicali in quella festa molto azzurra appunto allo stadio. E allora, come sempre, saremo insieme un'oretta, raccontate se volete i vostri giorni passati, come avete celebrato anche questa vittoria, se l'avete fatto, o come avete vissuto insomma questa settimana che ci ha separato dall'ultima puntata. Ascolteremo un po' di nuove uscite come sempre, ma anche qualche pezzo un po' più vecchio come quello che stiamo per ascoltare, perché nel weekend c'è stato anche un altro appuntamento molto atteso dagli appassionati di musica, ovvero il ritorno in Italia dopo un bel po' di anni di Siouxsie senza The Banshees, perché ormai Siouxsie è, diciamo, ha avviato la sua carriera dopo gli anni solista, diciamo così, non c'è più la band a cui gli dava anche il nome. Concerto a Milano molto molto vissuto, atteso, e di cui si è parlato molto, non sempre benissimo, nel senso che per molti purtroppo la forma vocale di Siouxsie non era proprio delle migliori, però dobbiamo anche dire che il personaggio che ha una certa età, una certa carriera alle spalle, massimo rispetto assolutamente, per cui chi c'è stato è stato anche molto contento, ho visto commenti molto positivi, anche di diversi amici che sono partiti apposta dalla Puglia in vari modi per raggiungere il teatro di Arcimboldi di Milano per questa data, che comunque a suo modo è stata storica, perché appunto mancava davvero tanto tempo dalle scene Siouxsie, e quindi è stato bello rivederla sul palco, riascoltarla per chi ha potuto esserci. Io no, purtroppo ero qui a Bari e dintorni come molti di noi e l'ascolto, però ne valsa la pena sicuramente per chi c'è stato. Se qualcuno l'ascolto è stato per caso al concerto e vuole raccontarci, naturalmente potete farlo come sempre sulla chat di Spreaker loggandovi e commentando in diretta la puntata, o sui nostri canali WhatsApp e Instagram, come sempre li controllo tutto il tempo della puntata per raccontare insieme appunto quello che ascoltiamo e viviamo insieme. Siouxsie ha aperto il suo concerto di Milano con un pezzo che è quello che poi ascoltiamo nella sua versione studio di un po' di anni fa, perché è un pezzo dell'81, si tratta di Night Shift.
Night Shift, Siouxsie and the Banshees, appunto, brano che ha aperto il suo concerto di Milano. E allora ritorniamo in diretta, non siamo nel Night Shift, ma il nostro turno in realtà per fortuna è un po' più serale, preserale. Da qualche giorno ormai a quest'ora, tra l'altro, c'è ancora un po' di luce, quindi proprio ci si nota dall'acquario da cui trasmetto, dal Tetrachismo di Bari, il passaggio delle stagioni. Devo dire, ci stiamo avvicinando finalmente a quella un po' più calda e piacevole, che ci porterà un sacco di eventi in giro, ma ancora tanti bei dischi da ascoltare insieme, perché ne sono usciti diversi anche questo fine settimana. Uno è forse quello di cui si è parlato di più, perché è un disco di cui abbiamo già, tra l'altro, dato notizia 7 giorni fa, molto ascoltato, discusso, ed è uscito abbastanza a sorpresa in realtà, ed è un disco collaborativo fra due nomi, uno assolutamente storico, un personaggio che ha fatto veramente le sorti della musica contemporanea negli ultimi 40 e passa anni, e uno un po' più giovane che però si sta ritagliando un suo spazio e anche molti detrattori, diciamo, in realtà accanto alla fama. Sto parlando di Brian Eno e Fred Again, tra l'altro uniti anche dalle circostanze della vita, perché a quanto pare, anche se le notizie non sono mai ufficiali, perché se cercate bene notizie ufficiali su Fred Again non le troverete, vista la sua fama da cosiddetto nipo baby, cioè figlio di papà, diciamo, in italiano, diciamo così, visto che la sua famiglia in realtà è una famiglia legata alla famiglia reale inglese, lui tende un po' a nascondere questa cosa, però a quanto pare il suo vicino di casa quando era ragazzino era niente proprio di meno che Brian Eno. Devo dire, se hai la fortuna di avere come vicino di casa Brian Eno, il minimo che ti possa capitare è che tu inizi a produrre musica, e così infatti ha fatto Fred Gibson, prima come produttore, poi con autore di dischi e brani suoi, finché è arrivato il momento in cui le due generazioni si sono incontrate per mettere vita, dare vita a questo disco, appunto, che si chiama Secret Life. Il pretesto, l'unione l'ha fatta Fortet con la sua nuova etichetta Text, che li ha messi insieme anche, diciamo, dal punto di vista produttivo, per cui il disco è uscito per la sua etichetta, che è nata da poco, e Fortet aveva detto che questo sarebbe stato addirittura il disco più bello dell'anno. L'abbiamo ascoltato un po' tutti, difficile dire se sarà il disco più bello dell'anno, però probabilmente uno di quelli che rimarrà, perché comunque è un disco molto molto piacevole, bisogna essere oggettivi, in cui si uniscono un po' le influenze naturalmente un po' più ambient di Brian Eno, è il tipico suono, il tipico lavoro che fa sulla voce Fred Again sui campioni dei suoi brani. Il disco non è assolutamente, diciamo, virato verso il dance floor, anzi è un disco, come dire, assolutamente riflessivo, che merita però più di un ascolto, perché in effetti poi rimane un bel lavoro da ascoltare anche per intero, perché forse i pezzi estrapolati in effetti non rendono bene l'atmosfera completa. Però naturalmente in trasmissione possiamo ascoltare solo un brano, e ho scelto per voi questa Enough, che è appunto la traccia di questa puntata di Autumn Aware dedicata all'album, appunto il primo collaborativo fra Brian Eno e Fred Again. Don't you even say you're had enough. Don't you even say you had enough.
Don't you even say, oh, say, oh, say, oh. Bene, spero che l'immersione nel sound appunto creato da Brian Eno e Fred Again vi sia piaciuta. A me molto, devo dire, questa traccia, come anche il resto del disco, per cui vi consiglio di recuperarlo appunto se non l'avete già ascoltato. Ma Fred Again si porta dietro nel nome questi due puntini finali. In effetti un po' tutti si chiedono come vadano pronunciati, perché effettivamente Fred Again dot dot, Fred Again basta, Fred Again punto punto in italiano. Per risolvere l'arcano mi viene in aiuto uno di voi ascoltatori che ha precisato bene oggi come va pronunciato questo nome, a cui evidentemente o apparentemente manca un punto, ma ascoltiamo direttamente da lui la spiegazione di come pronunciare finalmente correttamente Fred Again. È così, Fred Again, però non troppo lungo, no, Fred Again, sennò sarebbero tre puntini, invece Fred Again. Contestualizzato si capisce meglio, cioè quindi tu fai, allora prendiamo spaghetti frutti di mare, Fred Again, cozze con limone, e quella più o meno l'intonazione. Grazie Umberto per la spiegazione, spero sia stato finalmente chiaro come pronunciare quel Fred Again, senza dilungarci troppo, ma non dilunghiamoci troppo ancora su questa pronuncia, e passiamo alla prossima traccia, tratta da una delle pubblicazioni degli ultimi giorni, di cui non abbiamo ancora avuto modo di parlare, ma lo faremo dopo il brano. When I met her,
riascoltarci in diretta. Loro erano i Beach House, decisamente riconoscibili. Il pezzo era American Daughter, traccia tratta dall'ultimo EP appena pubblicato. Il disco si chiama Become, ed è un 5 tracce pubblicato in occasione del Record Store Day. Anche questo abbastanza a sorpresa, non c'erano grandi annunci prima della data appunto di pubblicazione. Si tratta di outtake dell'ultimo doppio quadruplo album, possiamo definirlo Once Twice Melody, che era uscito, se ricordate, a 4 riprese fra fine 2021 e inizio 2022, finendo anche nelle classifiche di fine anno di 2 anni consecutivi, perché qualcuno l'ha inserito in quello del 2021, qualcuno in quello del 2022, però grande disco che però evidentemente aveva ancora qualche brano non pubblicato da diffondere, e Beach House hanno pensato bene di farlo appunto in questa forma di EP. Devo dire, suona riconoscibilissimo. Questa bella American Daughter, la traccia che poi ha questo crescendo finale abbastanza entusiasmante. Chiaramente ci sono tracce un po' più riflessive, come nel loro naturalmente stile. Beach House, che comunque hanno sempre, come dire, un livello qualitativo molto molto alto, quindi ogni volta che pubblicano qualcosa ne vale la pena assolutamente parlare. Torniamo alle uscite dei giorni scorsi, recuperiamo anche un brano collaborativo, un altro fra due artisti che in effetti stranamente non si erano ancora mai incrociati sul disco, almeno sto parlando di Thundercat e di Tame Impala, che vivono, come dire, un mondo musicale abbastanza affine, hanno avuto collaborazioni incrociate in comune con un sacco di gente, ma non avevano ancora pubblicato nulla insieme, doveva succedere. Ma poi il singolo di Thundercat si chiama No More Lies, e devo dire è un prodotto decisamente migliore dell'ultimo singolo di Tame Impala, che infatti non ha passato trasmissione, lo ascoltate facilmente, l'ho già detto forse anche nelle radio proprio mainstream, non mi ha colpito molto. Invece è molto carina questa No More Lies, chiaramente c'è l'impronta un po' più funkettona di Thundercat che viene fuori naturalmente. Thundercat ha annunciato un tour europeo, no, americano, nei prossimi mesi, pubblicherà sicuramente anche altro nel corso dell'anno, naturalmente occhi e orecchie ben attente a vedere cos'altro uscirà al nome Thundercat appunto. Ma adesso ascoltiamoci, cioè, allora sono appunto Thundercat e Tame Impala, No More Lies.
My therapist told me that I should tell you the truth, and you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied. I tell you the truth because I care, but I also lie to you because I care. But if I tell you the truth, I guess I can sleep better at night. But then it looks like I don't care because I'm telling you the truth. I guess I'm just not a... Everybody hates when they get to that part when they realize that I don't want to tell you I don't care, but if it seems like I don't care, it doesn't mean I don't care. It just looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off. I live in LA, sweetie. What do you expect? Finisce così tra le risate con molto delay di Thundercat, No More Lies, pezzo appunto collaborativo realizzato insieme a Tame Impala. Chissà se torneranno a fare altro insieme. In realtà Thundercat, leggevo, ha dichiarato che vorrebbe continuare a lavorare con Kevin Parker in cabina di regia, per cui vedremo se questo pezzo non resterà un unicum ma ci sarà anche altro prodotto da entrambi i nomi in futuro. Comunque non male, non male. Siamo sempre in diretta su RKO per una nuova puntata di Out of Nowhere, lo ridico per chi si fosse messo in ascolto solo ora, naturalmente sempre in diretta su rkonair.com, su Spreaker e poi in podcast quando finisce la puntata sui soliti canali di distribuzione digitale di musica, i principali, siamo un po' su tutti. Naturalmente se non siete riusciti a essere qui in diretta perché magari vi state preparando uno dei tanti appuntamenti di questo martedì 9 maggio, perché serata ricca di impegni tra la semifinale di Champions League fra Real Madrid e Manchester City, un partitone da vedere diciamo così senza essere molto coinvolti, visto che forse sono le due squadre più importanti d'Europa in questo momento che si sfidano. Se nessuno di noi è tifoso di una delle due squadre, probabilmente stasera si vedrà finalmente del gran bel calcio, anche per chi il calcio non lo mastica molto, penso che sia una roba comunque da guardare, magari anche così distrattamente cenando, facendo altro. Oppure chi sceglierà invece di vedere la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest, prima metà di artisti in gara, naturalmente fra trash, come dire, nazional popolare ampliato all'ennesima potenza per il pubblico europeo, non solo. Stasera non ci sono, no, non c'è Marco Mengoni a rappresentarci, ma sarà comunque presente con un breve clip. Noi siamo direttamente in finale perché l'Italia all'Eurovision fa la parte di quelli più fighi che vanno direttamente in finale senza passare dalle semifinali, invece no, si sfideranno una quindicina di nazionalità diverse per arrivare appunto alla finale. Vedremo quali perle di trash ne verranno fuori, oppure quali momenti di vero spettacolo, perché non è che l'Eurovision è soltanto trash, ne abbiamo parlato molto l'anno scorso, insomma l'evento che si è fatto anche in Italia è stato molto seguito, quest'anno forse un po' in tono minore, probabilmente perché posso dirlo, il finale lo scorso anno molto scontato con la vittoria della band ucraina che poi di fatto non ha fatto più nulla dopo la vittoria dell'Eurovision, probabilmente ha raffreddato un po' i fan in giro per l'Europa e per il mondo, perché gli accaniti rimangono, ma magari chi si è avvicinato un po' più occasionalmente non so se è rimasto. Lo diranno anche i dati d'ascolto naturalmente, perché la Rai ha fatto un grosso investimento, stavolta tutto va praticamente sui canali principali, semifinali su Rai 2, finale su Rai 1, non si fa in Italia ma ciononostante appunto le dirette sono garantite sui canali principali. Vedremo se appunto poi alla fine i conti torneranno, oppure torneremo a qualche anno fa in cui l'Eurovision era sì un evento seguito ma non così tanto come è stato magari lo scorso anno, naturalmente complice ovviamente la vittoria di due anni fa degli italiani Maneskin e l'edizione in Italia. Vedremo un po' cosa ne verrà fuori, magari ne parliamo anche di prossima puntata. Oggi non ho preparato brani di questa edizione, ce li godiamo nello show appunto oggi e giovedì nelle semifinali e sabato in finale, e vediamo appunto se c'era qualcosa di veramente memorabile da estrarre da queste tre serate, che comunque sono sempre abbastanza imprevedibili, perché la declinazione eurovisiva della musica pop spesso porta a cose assolutamente inaspettate, sempre con molte commistioni anche con la geopolitica. Qui saluto il mio amico Vito Saracino, che sarà sicuramente invece prontissimo a sottolineare tutte le possibili connessioni con l'attualità politica. Naturalmente non dimentichiamoci, tra l'altro, l'edizione si tiene in Inghilterra, ma solo perché in Ucraina c'è ancora la guerra. Bene, sì, è passato un anno, non dimentichiamoci, le bombe russe arrivano ancora in Ucraina e quindi naturalmente non è stato possibile realizzare lì l'edizione, perché il paese ospitante in questo momento, come dire, è un attimino indaffarato in altro, e speriamo che lo sia ancora per poco, veramente, perché questa situazione si trascina ancora da troppo tempo, inutilmente probabilmente. Vedremo se appunto l'edizione prossima sarà un po' più lontana magari
dai venti di guerra che ancora sono non molto lontano da noi. Ma torniamo alla musica, che forse è la cosa che personalmente riesce meglio. E altra nuova uscita molto bella che volevo segnalarvi è l'ultimo album, il secondo in realtà della sua carriera ancora abbastanza giovane, di Skinny Pelembe, questo artista che si definirebbe poliedrico perché in effetti ama molto mischiare generi, periodi storici e provenienze. Potremmo definirlo afrobeat per usare una definizione soltanto, ma in realtà i suoi dischi, i suoi brani sono molto molto vari. Anche questo secondo album, Hardly the Same Snake, insomma, ci presenta un variopinto arcobaleno di suoni. Ho scelto una traccia che fa quelle più movimentate, si chiama Like a Heart Won't Beat. Skinny Pelembe, RKO, Out of Nowhere. Attenzione, ok, rieccoci, sì, piccolo problema tecnico sia sul brano di Skinny Pelembe sia sulla mia voce, mi sa che non avete ascoltato nella fine del brano, nel mio intervento dopo, temo di sì, ditemelo in chat se per caso siete all'ascolto in questo momento. Sì, in effetti, esatto, vabbè, scoprirò nel frattempo che è successo. Vi dicevo appunto fuori onda che il disco di Skinny Pelembe è tra le migliori uscite di questo weekend, secondo disco molto bello che segue il primo del 2019, che era altrettanto valido, per cui il nome da tenere assolutamente sott'occhio. Facciamo un check rapido per capire se invece sono in onda in questo momento e passiamo al prossimo brano. Anche questo disco è uscito da poco, un disco collaborativo, oggi tanti brani che nascono dall'unione di diversi artisti. Sto parlando del disco a nome Modern Cosmology, secondo album anche in questo caso, la collaborazione fra i Mombo Joe, gruppo brasiliano, e una voce che conosciamo molto bene, ovvero quella di Letizia Salier dell'Stereolab. Sei tracce anche qui che uniscono una psichedelia moderna a suoni un po' più tropicalisti. Ci ascoltiamo A Time to Blossom. Thank you.
essere Time to Blossom, e quando non fiorire se non appunto in questa primavera. Il pezzo era tratto dall'ultimo album appunto di Modern Cosmology, ovvero l'unione fra Monbojo e Laetitia Sadier di Stereolab, appunto riconoscibilissima anche lei nella sua magnifica voce e interpretazione. Siamo quasi in chiusura di puntata, per cui passerei velocemente all'ultimo argomento di cui volevo così aggiornarvi. Parliamo di festival estivi, perché ieri è stato pubblicato finalmente, dopo un po' d'attesa, il cartellone dell'edizione 2023 del Viva Festival, festival che ormai giunge alla 7ª edizione, è uno dei più attesi dell'estate pugliese, ma non solo, perché ormai attira pubblico un po' da ovunque. Come sempre, tanti bei nomi, devo dire qualche déjà vu, perché in effetti gli headliner, anche quasi tutti, sono stati già visti proprio in quelli di Occorotondo fra Viva e Locus. Sto parlando di Bonobo, Caribou e Madlib, che però questa volta sarà accompagnato da un rapper d'eccezione, Talib Kweli. 3, 4 e 5 agosto, non c'è ancora divisione in giorni, ma loro tre saranno comunque gli headliner delle tre serate, e il 6 invece mattina si farà come la tradizione l'alba in spiaggia sull'Adriatico. Anche qui non c'è ancora il nome, però le voci dicono che la parte dell'alba del 6 agosto sarà una bella coda per il festival. Tra i nomi infatti in cartellone ci sono Simand, Jada G, Code 9, Little Dragon, Cose, Folamour, insomma un bel programma internazionale italiano. Qualche altro nome ancora da annunciare, c'è pure Mr. Scruff, Moody Man, me ne dimenticherò qualcuno, comunque sono parecchi. Cercate sui social Viva Festival, sul loro sito vivafestival.it, per scoprire la lineup completa, o almeno quella annunciata finora, perché manca ancora qualche nomino. Festival che comunque merita assolutamente una capatina in quelli di Occorotondo, alla masseria Grofoleo appunto inizio agosto, sebbene i nomi appunto magari qualcuno l'abbia già visto, però si tratta di nomi assolutamente di qualità. Della lineup annunciata finora, devo dire che il nome che mi ha reso più felice è quello che stiamo per ascoltare come probabilmente ultimo brano di questa puntata. Ci soltiamo proprio l'ultimo singolo appena pubblicato dai Little Dragon, si chiama il pezzo Kenneth ed è tratto da Slugs of Love, che è il disco che pubblicheranno a luglio. A luglio non saremo in onda con Autumn Aware, però sicuramente ci ricorderemo reciprocamente di ascoltarlo, e naturalmente alcuni dei brani del nuovo album saranno quelli poi del live al Viva Festival. Per cui appuntamento al Viva, e appuntamento poi invece noi a martedì prossimo, perché il prossimo martedì 16 maggio nuova puntata di Autumn Aware. Torneremo alla formula da 90 minuti, stasera invece terminiamo qualche minuto prima, e grazie per l'ascolto naturalmente a tutti, ne approfitto già per salutarvi. Vi ricordo che la puntata, oltre ad essere andata in onda in diretta, sarà disponibile in podcast tra qualche minuto sul nostro sito web rkoner.com, su cui trovate naturalmente tutti gli aggiornamenti sul palinsesto di questa web radio. Per maggio saremo ancora insieme per tre appuntamenti, per cui naturalmente vi invito ad essere qua con ascolto e attivo, magari anche qui di presenza se volete, c'è ancora spazio e tempo per farlo, oppure anche nei vari modi di contattare chat varie la redazione monopersonale di Autumn Aware. Grazie a tutti, buon ascolto, vi ricordo, loro sono appunto Little Dragon e questo è Kenneth. Thank you.
listening to RKO Radio.